Io spero, Signore, attendo la sua parola. Con il Signore è la misericordia, e grande è con lui la redenzione. Lode, gloria. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga a Nazaret: in verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova, a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Abbiamo riascoltato la bella storia della guarigione di un lebbroso. Era il generale dell'esercito del re di Aram, un uomo valoroso, però incappato nella lepra. Però per sua fortuna, proprio nella sua casa era finita una ragazza di Israele. Vedendo il suo signore così colpito dalla lebbra, disperato, disse alla moglie di Naaman: se il mio signore andasse dal profeta di Israele, sicuramente sarebbe guarito. La moglie riferì queste parole e Naaman ricorse al re di Aram e disse: quella ragazza di Israele ha detto così e così. Allora il re, molto premurosamente, dice: va bene, vai, porta una bella offerta e io ti do una lettera di accompagnamento. Il re di Israele, quando vede la lettera e sente di che si tratta, dice: ma che sono Dio io che do la vita e la morte, la salute e la malattia? Però i suoi servi gli fecero osservare che valeva la pena di andare fino al profeta, e allora Eliseo, saputa la cosa, dice: ma mandalo a me. Quando arrivò sulla porta di casa del profeta, Eliseo non scese nemmeno, non si affacciò, non aveva bisogno. Come disse il centurione: non c'è bisogno che tu vieni, ti scomodi fino a casa mia. Di la parola e la cosa è fatta. Il profeta gli disse: vai a bagnarti 7 volte nel fiume Giordano. Lui si adirò, si sdegnò, si sta umiliando. Prima non si è fatto vedere, e secondo, bagnarmi 7 volte, ma noi abbiamo i nostri fiumi a Damasco, c'era bisogno di arrivare fin qua. Allora i suoi servi gli hanno fatto osservare: ma se ti imponeva
una penitenza molto più grave l'avresti fatta. E fai quello che ti ha detto. Lui ha ascoltato, si è bagnato ed è guarito. Allora è tornato a ringraziare. E questa volta non ha detto soltanto grazie al profeta, ma ha detto: adesso ho capito che il Dio di Israele è il vero Dio. Quindi ha creduto al Dio di Israele per le parole del profeta e per la propria guarigione. Signore, non si affida soltanto a un rito. Il sacerdote dice: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È la grazia, è la potenza di Dio che opera in quelle parole. Quando il sacerdote dice: io ti assolvo dei peccati, non è lui uomo, ma la potenza è la volontà di Dio operare la guarigione dell'anima, la lebbra dell'anima che è il peccato. Quando il sacerdote si china sul pane e sul vino da consacrare e pronuncia le parole di Gesù, allora il cielo scende sulla terra. Dio, Verbo incarnato, Gesù Cristo morto in croce, è là in corpo, sangue, anima e divinità. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Quindi non l'uomo e nemmeno le sue parole, ma la potenza di Dio e la volontà di Dio, la bontà di Dio. Sì, così tu dici, ministra, così io faccio. Quindi Dio obbedisce. La parola dell'uomo scelto per compiere quel rito sacramentale. Ed ecco Gesù annuncia la sua identità a Nazareth, ma quelli non credono alle sue parole. Ecco qua, non solo si sta vantando, ma sta bestemmiando. Dice di essere lui il Messia, ma lo conosciamo, questo è il figlio di Maria, figlio di Giuseppe, qua conosciamo i parenti. Tutto il mistero che c'è in Cristo viene sciolto nell'acqua tiepida di una fede corta, tradizionale, fatta solo di riti e di parole esterne. Mistero di Dio passa per le parole dell'uomo, passa anche la grazia di Dio per il cuore dell'uomo. Allora cosa ci vuole? La fede. Aman, dopo la guarigione, ha trovato la fede nel Dio di Israele. Era guarito e l'ha capito. L'umanità deve essere guarita da Gesù Cristo. E quando il Signore perdona, se gli uomini capiscono la grandezza di quel perdono, che è il grande dono, si convertono. Allora fanno penitenza, pregano, ringraziano, sono sereni e felici. Non hanno bisogno di fare le guerre, né tra di loro né contro nessuno. Perché quando arriva Dio, arriva la pace. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, oh Signore. Il titolo più bello. O tu, che sei lavato dall'acqua del battesimo, lo sai qual è adesso il titolo più bello? Col nome ti distingui da ogni altra persona. Per dignità regale tu sei figlio di Dio. Quel sacramento ha tolto la macchia della colpa ed ha buttato via la schiavitù di Satana. Adesso puoi alzare le mani verso il cielo. A me tu puoi parlare col cuore di un figlio. La mia carezza sfiora il tuo tenero viso. La voce mia ti parla con gioia dentro l'anima. Ti dice: io ti amo
figlio mio, io sono al tuo fianco, dal male ti difendo. Tu non dimenticare che sei la mia dimora e tu mi porterai dovunque vuoi andare. E se mi tradirai, son pronto al perdono. Io stesso ti preparo al vero pentimento. L'eredità per te è in cielo accanto a me. Te l'ha già preparato il figlio mio, Gesù. Per ora, sulla terra, cibo si fa per te, perché non venga meno nel lungo tuo cammino. In verità, la vita nel tempo è molto breve, ma pene e sofferenze la fan sembrare lunga. Tu vivi per il bene e vivi per la gioia. Finito quest'esilio, godrai per sempre in cielo.